accordo contrattazione nazionale. Bersani faccia il gesto di rinunciare ai rimborsi elettorali e poi ne riparliamo. È il primo commento ufficiale dopo le consultazioni di ieri al Quirinale, quello del capogruppo 5 Stelle al Senato, Vito Crimi, in una lunga diretta streaming col Fatto.tv, che però ribadisce nessuna fiducia in bianco a Bersani. Alla fine di una lunga giornata, ieri sera tardi, il movimento ottiene un questore al Senato e una vicepresidenza alla Camera, e su questo la rete si scatena. Contenti, delusi, cauti, gli iscritti al blog di Beppe Grillo commentano la lunga giornata di ieri. Tranne la vicepresidenza della Camera, mi sembra un po' pochina la presenza del Movimento 5 Stelle, che rappresenta il 25% degli elettori, scrive Dario. Avete la possibilità di colpire duramente i partiti, altrimenti meglio tornare alle urne. Delusissimo si dice poi Simone per le nomine dei questori, ma poi aggiunge: non possiamo lamentarci, ce la siamo cercata e comunque abbiamo fatto la storia. Massimo è invece tra quelli che in sostanza dice: cerchiamo di fare qualcosa con quello che abbiamo. Ma il giorno dopo le consultazioni al Quirinale in rete è anche l'occasione per parlare del futuro del movimento. Paolo dice a Grillo di aver sprecato una buona occasione nel momento più alto del trionfo a 5 Stelle. Questa è la fine del movimento, conclude deluso. C'è chi invece non vede problemi. PD e PDL hanno governato per 20 anni ed è certo che tra poco toccherà al movimento, a cui dà piena fiducia. E poi c'è chi parla attraverso i numeri. È Giuditta, che voti alla mano, spiega che la verità è che il movimento non è il primo partito. Come si può formare un governo non essendo il primo partito? È stanca invece Dalila, basta, dice, non mi importa come fate il governo, ma fate qualcosa, vi abbiamo votato, vogliamo vedere i fatti.